ristorante, che cosa sentite di dire? Sentiamo di dire grazie, grazie a chi ci sta vicino. E grazie alle forze dell'ordine perché hanno lavorato notte e giorno, abbiamo trovato persone umane e io non ho mai dubitato, mai, mai, mai dal primo momento. Senti, sono felice. Una grandissima onestà, che si sente di dire alle persone che hanno visto e non hanno parlato? C'è stata omertà, ci sarà sempre omertà, però io credo che le cose possano cambiare. E credo che le persone per bene, l'omertà, non sappiano neanche che cosa significhi. Noi non lo saremmo stati, però non giudichiamo nessuno. Non lo saremo mai. Stanotte 4 arresti. Se voi poteste dire qualcosa a quegli aggressori, che cosa sentireste di dire? Io non sento di dire proprio niente a loro, non meritano nemmeno una mia parola. Erano dei vigliacchi. A mio marito non l'avrebbero mai ammazzato se fossero stati da soli. Da solo, no. Ci volevano quattro di loro, ci volevano un'arma, non l'avrebbero mai ammazzato. E che come lui non ha avuto paura, non ce l'ho neanche io, perché la forza sua sono io adesso. E ce l'ho, ce ne ho tanta. Grazie. Come mai i carabinieri non riescono, e c'era solo lei come testimone? Questo non posso intralciare le indagini. I carabinieri stanno facendo e hanno fatto tutto quello che potevano fare, hanno lavorato giorno e notte e io li ringrazierò tutta la vita. E sono stati molto presenti. Cosa vi sentite di dire alle persone che sono omertose? Di non avere paura, di non avere paura di parlare, perché al mio posto, al posto di mia figlia, al posto di mio marito, ci vorrebbero essere loro. E che tutti sono in tempo per poter cambiare, tutti sono in tempo per capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e saperlo distinguere. Io fortunatamente questa distinzione ho cominciato a farla da bambina, grazie a mio padre, grazie a mia madre, grazie a tutta la mia famiglia. Loro magari lo faranno da più grandi, però io spero che cambino. Torre deve cambiare. E io farò di tutto per farla cambiare. Perché così non andiamo avanti.